Bentornati su Gio Scrive. Dato che di questo format porto veramente pochissimi video all'anno, poi magari se vi interessa mi fate sapere nei commenti quanti ne vorreste, con quale cadenza li vorreste magari per l'anno prossimo, ci pensiamo, ma dato che appunto al momento sono veramente pochi gli appuntamenti con Gio Scrive, ho deciso di fare un video definitivo, nel senso non sarà l'ultimo chiaramente, però ci sta, dopo aver parlato dei miei raccontini cringe di quando ero piccola, partiamo con un argomento un pochettino più serio, ovvero il mio metodo di scrittura. Metodo di scrittura che chiaramente parte da una sorta di talento che non solo io mi riconosco, ma che la gente mi ha riconosciuto e che in realtà poi si è andato a perfezionare sviluppandosi nel tempo, negli anni, nella mia crescita, sia professionale che come persona, quindi a livello di maturità. Fondamentalmente la scrittura, come la lettura, come tante cose, è frutto di un esercizio costante nel tempo. Io non sono una persona costante, però sicuramente scrivendo varie cose nel corso del tempo ho avuto modo di affinare la mia tecnica, affinare la mia grammatica, affinare varie cose, soprattutto il metodo con il quale creo le mie storie, perché una persona fantasiosa di base, come lo sono io, fa molta fatica a fare ordine all'interno delle proprie idee, nel momento in cui, soprattutto se siete dei gemelli, nel momento in cui pensate a una determinata cosa, iniziate a scrivere quella determinata storia, vi viene un'idea per la storia che è completamente opposta. Quindi io vi darò adesso delle piccole pilloline sul mio metodo, che sicuramente se siete amanti della scrittura, della lettura, avete sempre pensato a mettervici nello scrivere una storiella ma non sapete da che parte iniziare, vi darò sicuramente una mano con questi piccoli consigli che personalmente a me risultano e sono sempre risultati molto molto utili. Partiamo da una cosa base che io trovo estremamente estremamente utile, ma che dovrebbe essere, diciamo, uno step successivo rispetto ad altre pilloline che vi darò successivamente, che è schematizzare. Lo schema, sicuramente, soprattutto per chi ha memoria fotografica, quindi che si ricorda più che altro l'immagine che vede, o memoria visiva, non mi ricordo com'è che si chiama di preciso, è estremamente utile per fare ordine soprattutto negli intrecci dei personaggi e negli incastri dei vari eventi. Dipende sempre da che tipo di romanzo volete scrivere, da che tipo di libro volete scrivere. Sicuramente è un metodo che non è molto indicato per una raccolta di poesie o di racconti, per esempio, ma per storie brevi, storie lunghe, romanzi e via dicendo, e soprattutto serie di romanzi, quindi saghe, magari soprattutto fantasy, che non fanno parte del mio genere, ma ci siamo capiti, è estremamente estremamente utile. Perché? Perché tu parti con una serie di personaggi, cerchi di capire in base al tipo di personaggio che è come collegarli. Magari si può creare una sorta di schema delle personalità prima di iniziare a intrecciare i personaggi, successivamente si possono creare freccine differenti a seconda dell'allaccio da un personaggio all'altro, creando una sorta di albero genealogico, però non familiare, ma di intreccio dei personaggi. La stessa cosa si può fare con le scene, quindi l'ambientazione nel quale si inseriscono i personaggi. Io sto facendo tutti questi gesti qua perché mi sto effettivamente immaginando con la mia memoria visiva tutti gli schemi che ho fatto in passato con tutte le freccine che si intrecciavano. Un po' incasinato, però devo dire che è utile per raccogliere le idee. Insomma, quando si fa l'atto del brainstorming, sicuramente questo è un modo molto utile perché più che altro è veloce e ti impedisce di far scappare le idee dalla tua testa prima di poterle mettere in atto. Una cosa che facevo quando ero più piccola e che, anche se era un segreto, adesso non lo sarà più, ma non vi dirò mai da quale, è un metodo che ho utilizzato anche per iniziare a scrivere Scimmie, ovvero il mio primo romanzo, che se non avete letto potete tranquillamente trovare ovunque sull'internet, è partire da una canzone. Avete mai provato quella sensazione di sento il testo di una canzone e dico cavolo, mi sto immaginando tutta la storia? Ecco, se avete capacità di scrittura, se volete provare a scrivere qualcosa, partire dal testo di una canzone è utilissimo, soprattutto se tu vuoi scrivere una determinata scena che racconta quel tipo di emozione che viene raccontato con la canzone. Io facevo così, anche solo come esercizio è utilissimo.
prendi il testo della canzone, dividi frase per frase, per ogni verso della canzone tu crei un periodo un po' più lungo, quindi da lì poi si ricrea una specie di one shot tutta dedicata alla canzone. Se uno è bravo poi riesce anche a nascondere il fatto che derivi da una canzone, se tu riesci ad allungare tra virgolette il brodo di ogni periodo attraverso la tua fantasia, il fatto dei personaggi, inserendo i vari personaggi e contesti completamente diversi da quelli del testo della canzone, poi la gente manco se ne accorge. Infatti io non vi dirò se ho fatto questa cosa scrivendo il mio libro e scrivendo le mie prossime opere, però ogni tanto lo faccio ancora, anche solo come esercizio. Ed è davvero utile, perché se avete tanta fantasia è un attimo ascoltare una canzone e immaginarsi proprio visivamente tutta la storia legata a quel testo, anche solo secondo una vostra personale esperienza. Quanti di voi nel momento in cui ascoltavano una canzone si sono immaginati la perfetta storia d'amore, oppure hanno pensato alla loro crush o a una delusione d'amore? Insomma, è molto molto di ispirazione come metodo, quindi io ve lo consiglio soprattutto se siete dei novellini, quindi che non avete ancora iniziato a scrivere effettivamente delle opere che pensate di pubblicare. Un'altra cosa molto molto carina è l'esercizio di scrittura random, che io utilizzavo quando ero molto piccola, quindi diciamo che tutti i raccontini cringe che avete letto insieme a me nell'ultimo episodio di Gio Scrive sono frutto di questo metodo. Cosa vuol dire? Io avevo letto il manuale dello scrittore creativo, del piccolo scrittore creativo, qualcosa del genere, non mi ricordo di quale casa editrice, ma comunque c'era una collana tutta dedicata alla formazione in vari ambiti dell'arte, c'era anche il piccolo scrittore creativo. In questo libro ti dava l'input per questo metodo, ovvero c'erano delle specie di figurine che avevano da una parte i personaggi, quindi il tipo di personaggio, poi c'erano gli antagonisti, c'erano i luoghi, c'erano le situazioni, insomma tu andavi a pescare tutte queste figurine, le mettevi insieme e dovevi crearci la storia. È una cosa che poi successivamente ho fatto ancora, non solo per esempio per la scelta dei nomi, quindi parto da un nome e mi immagino tutta la persona, tutto il personaggio, ma anche per quanto riguarda luoghi, per quanto riguarda i personaggi, e allo stesso modo del partire da una canzone, dal testo di una canzone, è un ottimo esercizio di scrittura creativa. Quindi se siete dei novellini, soprattutto per i bambini, che di norma dovrebbero avere fantasia, non so adesso nel 2021 se hanno ancora la fantasia da bambini, ma di base è un ottimo esercizio anche da proporre nelle scuole, perché è un esercizio che a me è stato molto molto utile per poi da grande riuscire a dare una linea, diciamo, alla mia storia attraverso dei personaggi, e ti dà anche la svegliezza mentale del creare le varie storie. Un metodo che ho utilizzato per il mio primo romanzo e che continuo ad utilizzare perché trovo estremamente utile, soprattutto per romanzi lunghi, che siano autoconclusivi o meno, è scrivere una trama dettagliata e poi suddividere la trama stessa in piccoli capitoli. Quindi io per Scimmie, per farvi un esempio, sono partita dalla mega trama di tutto il romanzo. Una volta che avevo la trama generale riletta, straletta, come se essa stessa fosse il romanzo, ho iniziato a dividerlo pensando a quanti capitoli volevo scrivere. Dividevo praticamente tutta la trama in tot capitoli in base a quello che volevo scrivere. Da quei capitoli poi ogni frase viene suddivisa e per ogni frase poi si crea la scena. Quindi se tu nella trama hai scritto Pier Giorgio va a scuola, incontra Andrea e insieme vanno a mangiare la pizza, e mentre mangiano la pizza uno dei due si strozza. Periodo Pier Giorgio va a scuola diventa una scena, incontra Andrea diventa un'altra scena, e da qua è un attimo poi scrivere il capitolo, anche se nel momento in cui vi ci mettete non avete la minima voglia, però avendo già la linea precisa di quello che dovete andare a raccontare è molto 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 più semplice. Quindi questo è il metodo assoluto, il metodo che in assoluto vi consiglio di più, perché è molto meno randomico rispetto agli altri, e più che un esercizio di scrittura creativa è proprio un esercizio per mettersi lì e scrivere il proprio romanzo. Una cosa che mi è stata fatta notare e di cui però ho fatto tesoro poi successivamente è dettagliare ogni cosa prima ancora di iniziare a scrivere il romanzo. Questo perché il potere dell'immaginazione è un potere grandissimo che va incanalato nella giusta direzione. E quindi a me è capitato, per esempio, poi perché sono pigra di base, di creare
i personaggi in maniera dettagliata, con tanto di fotografia modificata, con i colori giusti, i luoghi, andarmi a studiare tutti i luoghi, le strade, la persona abita in quel punto della città e quindi può andare al supermercato qui, può andare a scuola lì. Insomma, mi sono creata tutto questo dettaglio, molte volte è successo e poi non ho scritto il romanzo, ma nel momento in cui poi avete l'idea generale di personaggi, luoghi e via dicendo, immedesimarvi in chi racconta la storia è molto molto più semplice. Quindi è un metodo molto molto utile per avere chiara la linea della storia, ma soprattutto per entrare nel vostro personaggio, che è una cosa che io faccio spesso, ma che se non ho i dettagli del personaggio stesso, sia a livello caratteriale che fisico, faccio molta fatica a fare. Quindi un esercizio sicuramente molto utile al pari del precedente. Andiamo agli ultimi due consigli, che non fanno prettamente parte di esercizi o di iniziare a stendere, ma sono cose che una persona che scrive dovrebbe semplicemente fare, ma questo è un consiglio spassionato che vi do perché sono le cose più pesanti da affrontare. La prima fa parte sempre dell'ambito dell'ispirazione per scrivere la storia. Un bravo scrittore mette della propria personalità sempre qualcosa all'interno delle sue storie, motivo per il quale la domanda che si deve porre, secondo me, ed è questo il consiglio più grande che vi do, è: cosa voglio raccontare di me in questa storia? Cosa voglio raccontare di me in questo capitolo? Cosa voglio raccontare di me in questo personaggio, in questo luogo? Insomma, in base alla vostra, al vostro essere estroversi, al vostro essere aperti ad un pubblico, tenendo sempre conto che la gente leggerà questo libro, poi andrete a scrivere o questo racconto, via dicendo, voi dovete mettere quello che vi sentite di raccontare al mondo. Vi è successo un fatto traumatico che avete bisogno di esorcizzare in maniera catartica su carta, magari in maniera edulcorata oppure drammatizzata oppure arrabbiata, insomma, in base a quello che vi sentite emotivamente, andatelo a raccontare. È molto molto utile anche per avere chiare le cose che vi hanno colpito nella vostra vita, sia positive che negative, e sono le cose da leggere più interessanti di tutte, perché ti fanno veramente entrare in contatto con l'autore del libro. E sicuramente, se siete dei lettori, vi è sicuramente capitato almeno una volta di trovarvi faccia a faccia con lo scrittore stesso. Questa è una cosa di cui mi sono accorta non solo di fare io, perché io lo faccio soprattutto adesso nelle opere che sto scrivendo in maniera catartica, ho bisogno di esorcizzare qualche male che mi è successo e quindi nei miei libri ci metto sempre qualcosina, anche nel mio primo romanzo ho messo qualcosina delle cose che mi sono successe e che mi hanno in generale colpito nella mia vita. Mi sono accorta di questa cosa con la rubrica 5 per un autore. In 5 per un autore io ci tengo molto a far conoscere l'autore attraverso i suoi libri, leggendo prima i libri e poi andando a leggere la biografia. E voi non avete idea di quante volte mi è capitato, anche su autori che non ho portato su questo canale, di leggere i romanzi, vedere dei punti in comune, poi andare a leggere la biografia dell'autore e scoprire che questo punto in comune effettivamente esisteva nella vita stessa dello scrittore. È un consiglio veramente grosso così che vi do, perché questo farà di voi dei bravissimi scrittori. Ultimo consiglio che vi do, banalissimo ma utilissimo, è: non sentitevi mai arrivati. Nel momento in cui avete finito il vostro romanzo, oppure il vostro capitolo o via dicendo, rileggetelo e correggetelo, cambiate le parti che non vi piacciono, modernizzatelo, correggete soprattutto la sintassi e la grammatica, se magari durante la battitura veloce vi è scappato qualche cosa, così ridurrete il lavoro dell'editor, sicuramente vi costerà di meno e soprattutto sarete più sicuri e soddisfatti del vostro prodotto. Il consiglio bonus che vi do su questo consiglio è: non esagerate, quindi non leggetelo in continuazione, non abbiate paura di buttarvi una volta che l'avete riletto, per dire tre volte tutto il romanzo, una volta che magari una persona di fiducia l'ha letto, ve l'ha corretto, vi ha detto che bello che è, prova a pubblicarlo. Non bloccatevi, buttatevi, poi al massimo se vi rifiutano tipo in 10 potete sempre a quel punto rileggerlo, correggerlo, cambiarlo e riprovarci, ma non esagerate, perché altrimenti non proverete mai a pubblicare un romanzo. Quindi questo è l'ultimo consiglio che vi do. Spero che questi consigli vi siano stati utili. Se ne avete altri, magari siete scrittori in erba, magari siete scrittori affermati, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se pensate che siano consigli utili,
cosa vorreste vedere magari nel prossimo Joe Scrive e via dicendo. Spero che in generale questa rubrica vi stia piacendo, perché a me entusiasma molto e mi accende proprio la voglia di scrivere, quindi fatemi sapere. Se vi è piaciuto questo video lasciate un pollicino di supporto, se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti condividetelo su tutti i vostri social, e se vi piace questo canale e quello che faccio iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con Reaction, invece ci vediamo con il prossimo Joe Scrive il 21 di luglio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!